Please help me to remove everything. Per favore, aiutami a rimuovere tutto ciò che non è questo. E io ti dico, in realtà c'è solamente una cosa da rimuovere, una cosa che non è reale. E tutto il resto e tutte le altre cose che sembrano anche essere reali vengono da questa una cosa. E questo è identificarsi con il senso limitato della persona. Quando tu vedi che questo è irreale, tutte le altre cose irreali che sono prodotte da queste, connesse a questo, non ti disturberanno più. Solamente una cosa da comprendere, di cui rimuovere l'influenza. E questa è l'identificazione con la persona, con questa vita personale. Quando tu riconosci questa e vedi che tutte queste altre cose, l'intenzione, l'attenzione, la memoria, quando riconosci che tutte queste sono collegate a questa una identità che creiamo di essere e tutte condividono la stessa irrealtà, sono il prodotto del pensiero, della mente che pensa. E il vero sé è ciò in cui tutto questo, incluso colui che attualmente crediamo di essere, anche colui che dice per favore aiutami a liberarmi dalla mente e da tutte queste cose irreali, e tutto questo è visto, e ciò che vede tutto questo è il luogo della verità, e lì non c'è nulla da rimuovere, da togliere. Questa è l'essenza. L'intera intenzione di queste indicazioni è dimostrarti questo. Non ci sono così tante cose da rimuovere. Tu chiedi, oh, ci sono così tante cose da togliere. Ma questa è una cosa che non finirà mai. Vedrai che tutte queste cose, mi direi, continuano a tornare. Io continuo a togliere. E io ti dico, queste cose continuano a tornare. Ma è importante che questa identità che tu credi di essere cresca, questa identità di colei che ama la vita e Dio, che vuole scoprire Dio, ma ad un certo punto quando questa identità continua a crescere, crescere così tanto da superare se stessa, e quando superi questa identità diventa qualcosa che puoi lasciare da parte, qualcosa è diventato vecchio e di cui puoi dimenticarti, e ciò che rimane è ciò che non può mai invecchiare, che è al di là del tempo. Questa è l'unica cosa, se dovessi mettere i miei insegnamenti in nuce, in poche parole, allora direi che è proprio quello che sto dicendo adesso. Tu sei già la miglior cosa al mondo. È la miglior cosa al di là del mondo. Noi siamo già questo, nell'essenza di chi siamo. E non parlo di essenza come di qualcosa di lontano, molto profondo, e noi dobbiamo cercare di raggiungere. No. Tutto questo è un sogno che accade in colui che non sogna. E tutto questo tu devi verificarlo nel tuo cuore, devi confermarlo e vedere, sì, è vero. E poi tutte le illusioni, tutti gli inganni se ne andranno e tu capirai di essere questo sé. E che questa non è una convinzione, ma è il fatto di chi sei. E può volerci tanto tempo per alcuni, perché il sé nella sua recita teatrale in cui il mondo è il palcoscenico e la coscienza assume il ruolo della persona, del corpo, dell'identità personale e recita questo dramma chiamato aiutami a superare il mondo.
Ma verso la fine di questa recita, questa identità si risveglia e riconosce: oh, stavo solamente sognando. Tutto questo, anche tutta questa ricerca, era tutta all'interno di questo sogno. E ora lo riconosco. E riconoscerai che tutto ciò che credevo fosse così terribile, tremendo, l'ho solamente sognato. Ed è un sogno che sentiamo, del quale soffriamo tramite la mente. Puoi sentire qualcosa, essere spaventato, terrorizzato. E queste cose non sono reali, allo stesso modo in cui la nostra identità, la nostra persona è creata, non è reale. E come superare, come andare al di là di questo? Devi contemplare attraverso le lenti di queste indicazioni e vedere che tutte queste cose che vedi semplicemente appaiono di fronte a te e scompaiono di fronte a te. E colui che noi chiamiamo noi stessi, questo senso intimo di questa persona, con il suo punto nevralgico, in questa sensazione di essere questa persona, questo corpo, anche questo, anche di questo tu fai esperienza. Tu ne fai esperienza, puoi vederlo in uno spazio ben più grande. Tutto ciò che ho compreso e imparato l'ho espresso proprio adesso, in queste parole. E credo che non occorre insegnare niente altro, bisogna solamente comprendere questo, bisogna osservarlo con l'indagine, con l'autoindagine, confermarlo, contemplarlo. E quando sperimenti ciò, emerge la beatitudine della tua vera natura, del vero sé. L'armonia di Dio. Amen.